Care sorelle e cari fratelli di Teleradio Padre Pio, il Signore vi dia pace. Parlando della fedeltà, abbiamo anche citato un'altra parola che gli sposi pronunciano il giorno del matrimonio: prometto. La parola promettere vuol dire mettere prima. Non è un'indicazione dell'uomo. Promettere significa che al primo posto metto il pensiero a Dio. Ogni mattina appena ci alziamo, la nostra promessa sia pensare al Signore. E questo poi ci darà anche l'opportunità di pensare ai doni che Dio ci fa ogni giorno all'interno della famiglia. Tutti apparteniamo a una grande famiglia, quella umana, quella spirituale, quella ecclesiale. Allora il nostro promettere a Dio all'inizio della giornata sia mi prenderò cura del pensiero che tu mi darai verso la persona che amo, verso le persone che incontrerò ogni giorno. Metterò al primo posto il mio prossimo, più che mettere al primo posto me stesso, perché mettendo al primo posto gli altri, anch'io sarò con loro al primo posto. E questo non è possibile soltanto umanamente. Ma occorre, ed ecco la parola di oggi, la lettera G, che ci porta naturalmente alla parola grazia. La grazia che ha un aspetto importante, c'è cioè una grazia umana e una grazia divina. E prendiamo spunto dalle parole del Vangelo, quando la persona di Gesù viene così descritta in San Luca, al capitolo 2, versetto 52. Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, innanzitutto c'è una grazia umana che l'uomo ha in sé naturalmente, la grazia della tenerezza, la grazia della dolcezza, la grazia dell'amabilità, ma questa grazia poi deve essere portata a compimento e per questo motivo, per arrivare alla santità, occorre una grazia maggiore, che è quella dello Spirito Santo. E anche questo è un dono di Dio. Quando Gesù ci dice: non vi lascerò soli, vi darò uno Spirito Santo Consolatore che vi porterà a vivere quello che io vivo, quello che io ho vissuto. Ecco, allora, tutto questo non fa altro che aumentare la nostra bellezza interiore, la nostra grazia interiore, che il peccato molte volte ha deturpato. Ascoltiamo le parole del Santo Padre Benedetto XVI a riguardo di questo grandissimo dono di grazia che ci viene elargito dal battesimo, poi confermato nella cresima, nella confermazione e poi portato a compimento nella vocazione alla vita matrimoniale, alla vita consacrata. Così dice il Santo Padre: la famiglia cristiana, padre, madre e figli, è chiamata a perseguire gli obiettivi indicati, non come qualcosa imposta dall'esterno, bensì come un dono della grazia del sacramento del matrimonio infusa negli sposi. Se questi rimangono aperti allo Spirito Santo e chiedono il suo aiuto, egli non cesserà di comunicare loro l'amore di Dio Padre manifestato e incarnato in Cristo. La presenza dello Spirito Santo aiuterà i coniugi a non perdere di vista la fonte e la dimensione del loro amore e della loro reciproca donazione. Non può esistere, dice il Santo Padre, famiglia nata nell'amore ecclesiale senza mantenerla forte e viva nello Spirito Santo. E questa è la grazia. Allora, che effetto ha lo Spirito Santo, come ci ricorda il Concilio sulla famiglia? Presuppone la natura, c'è una natura, la perfeziona e la eleva verso il cielo. Queste sono le parole del Concilio. Suppone la natura, fa crescere il dono del matrimonio e lo porta a compimento, alla santità, lo eleva fino al grado supremo. Abbiamo bisogno del dono dello Spirito Santo. Non si è santi se non perché si è immersi in questo immenso dono di Dio. E vorrei proprio concludere con le parole di Padre Pio che dice: che cosa vuoi dirci questo passo scritturale? Chi sta nella carità, egli vive in Dio e Dio vive in lui.
Non denota forse che come l'anima votata a Dio mediante la carità, ella è tutta di Dio, così Dio per comunicazione è tutta dell'anima. Quindi il gaudio è un rampollo della carità, ma per essere perfetto e vero questo gaudio si richiede che abbia per sua invisibile compagna la pace, la quale allora si produce in noi quando il bene che possediamo è bene sommo e sicura. Ora, non è forse Dio il bene che l'anima ama e amandola lo possiede? La grazia di Dio completi in noi la sua opera. Pace e bene a tutti.